Eccoci qua ragazzi, l'ermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette, perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. E benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato, non più voci di mercato ma ufficialità di mercato, e parliamo ancora una volta di Jorge Alastuey, ragazzi, perché me l'avete chiesto in tantissimi. Tra le altre cose, ci ho fatto un video a proposito in cui ho spiegato per filo e per segno di che tipo di giocatore si tratta. Comunque, prima di continuare a parlarne, come sempre, voglio invitarvi a scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Ragazzi, mi riferisco ovviamente a NumeroDS. NumeroDS rappresenta il futuro ed è completamente gratuita. Andate tutti quanti a scaricarla dal link in descrizione, dal mio link in descrizione. Dunque, unitevi all'evoluzione, unitevi alla rivoluzione e fatelo scaricando dal mio link in descrizione, NumeroDS. Detto ciò, Jorge Alastuey, ragazzi, è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli e vi posso garantire che lui non vede l'ora di iniziare questa avventura. Ho avuto il piacere di parlarci, è un ragazzo veramente per bene, un ragazzo carico, è un ragazzo che si vuole caricare di tante responsabilità e ha tanta tanta fame. Vi ho fatto questo discorso già con Kadioglu, che è un calciatore che il Napoli sta seguendo, che è il profilo di calciatori che piace a me, la categoria di calciatori che piace a me, ed è la strada giusta quella che secondo me sta intraprendendo il Napoli, quella di giovani che vengono da retaggi culturali particolari, che dunque hanno già intrinseca in loro una capacità di affrontare grandi palcoscenici, ovviamente talentuosi da plasmare anche dal punto di vista tattico, che è un po' quello che ha fatto il Milan magari negli ultimi anni: preferire il talento per poi andare a plasmare quei calciatori dal punto di vista tattico. Ed è tanta tanta roba, ragazzi, questa strada. Il Napoli secondo me sotto questo punto di vista sta lavorando molto bene. È un colpo che attualmente pare essere per la primavera, con tutto che io penso e spero che sarà promosso in prima squadra, magari già a gennaio, quando partirà Demme, perché con ogni probabilità partirà Demme a gennaio. Vuole nuove esperienze, comunque la situazione con la società non è idilliaca, con alcuni in generale la situazione non è eccezionale, e quindi il Napoli potrebbe decidere di andare a promuovere questo calciatore direttamente in prima squadra, ed è una cosa che io, fossi nel Napoli, farei immediatamente, anche perché la situazione primavera, ragazzi, l'abbiamo affrontata più e più volte, ve l'ho spiegato, dico, i ragazzi della primavera, ci parlo, è un gruppo, veramente un bel gruppo, l'anno scorso in particolare, che poi sono andati via praticamente tutti quanti, alcuni prestiti che in realtà non sono riuscito a capire, avrei fatto prestiti diversi, magari in zone d'Italia più alte, nel senso in campionati più importanti, già in categorie più alte, come mi veniva la parola, sono le categorie. Cioè io Vergara e Sago li avrei tranquillamente visti o in una piccolissima della Serie A o anche in Serie B, ma neanche piccolissima della Serie A, li avrei visti tranquillamente in una medio piccola della Serie A a fare un poco di minutaggio, in particolare Vergara, che ragazzi a me fa impazzire. Ambrosino è uno che per me può veramente fare molto bene, abbiamo Cioffi che può fare veramente molto bene. L'anno scorso, ragazzi, il Napoli aveva una rosa veramente importante, poi ci sono tutti i problemi del mondo nella primavera del Napoli, nella gestione della primavera, nelle strutture, nel quanto venga effettivamente considerata dalla società, e sono problemi, ragazzi, importanti. Però c'è un altro problema che magari in questo momento è più risolvibile, ed è quello dell'allenatore. Ragazzi, l'allenatore è proprio l'umiliatore del talento, è uno che effettivamente umilia il talento, uno che, ripeto, ha fatto lottare per la salvezza una rosa che non meritava assolutamente di lottare per la salvezza, non dà nessun tipo di surplus tattico ai propri uomini, e quindi secondo me si dovrebbe già ripartire da quel cambio lì. Poi io sono dell'idea che bisognerebbe fare una cosa stile Barcellona, ma i grandi club in generale dovrebbero fare così, che tu hai il tuo allenatore principale e l'allenatore della primavera deve portare avanti un tipo di gioco uguale a quello della prima squadra, perché alla fine l'obiettivo della primavera è sempre portare i giocatori in prima squadra, l'obiettivo deve essere quello di giocare in maniera
simile. Il Napoli primavera non gioca assolutamente in maniera simile al Napoli prima squadra. In ogni caso, e per me questa è una cosa importantissima, perché queste sono le fondazioni, le fondamenta, scusa, l'ho pensato in inglese, foundations, sono le fondamenta di una squadra, le giovani, soprattutto una squadra che magari non ha degli introiti dal punto di vista economico giganteschi, soprattutto di una squadra che magari è a gestione familiare e che non ha fondi giganti dietro. Sono tutte cose, ragazzi, da tenere in considerazione, secondo me. In ogni caso, la situazione di Alastuey, scusate, sono un poco ho un po' divagato. Alastuey, ragazzi, vi ho spiegato che tipo di giocatore è nel video, se mi ricordo lo troverete nelle schede. È un giocatore che in certe cose mi ricorda Vergara. Molti hanno detto che potrebbe fare il vertice basso, in realtà e l'ha fatto il vertice basso, però penso che ad alti livelli non abbia ancora quella maturità e quella disciplina per fare il vertice basso. Al momento lo vedo più una mezzala d'attacco, uno che affonda tanto, un trequartista, perché ha tanta tanta qualità, un ottimo mancino, una grandissima visione di gioco, una bella progressione, bravo palla al piede, uno che sa smistare il pallone, sa fare tante cose. Poi, ragazzi, parliamo di un classe 2003, questo ragazzo ha 19 anni, è giovanissimo. Ripeto, io dirò sempre la stessa cosa, lo dico all'infinito: per me, mai come nel calcio, si applica la regola del fattello cucchi e meglieti. Per me i giocatori forti devono allenarsi con quelli più forti. Cioè, se tu sei un giocatore interessante della primavera, devi allenarti con i grandi, perché è con i grandi che cresci, non con la primavera. E quando vieni, poi magari sì, è vero, in Serie B ti fai le ossa, in Serie B diventi uomo, tra virgolette, però è con i grandi che diventi effettivamente grande, perché impari delle cose che non impareresti mai altrove e in altre situazioni. Quindi la situazione... Ma sa qualcosa di aperto? Ho impressione mia. Comunque, io fossi nel Napoli ci andrei a puntare, perché ti ritroveresti, non so se un Vice Lobotka, però ti ritroveresti un centrocampista interessante. Magari potrebbe anche andare a sostituire quello che è lo slot di Gianluca Gaetano, sperando però di farlo giocare un poco di più a questo ragazzo, perché Gaetano penso che anche lui a gennaio partirà, perché penso che Gaetano sia stato tenuto proprio per la questione di Godem, che era infortunato. Sono tante, ragazzi, le situazioni da analizzare. Nel frattempo, ma questi stanno attraversando in curva, tutto bene. Nel frattempo, stavano parlando la lingua degli dèi, e niente, ragazzi, nel frattempo lui è a Napoli, ha firmato, è ufficiale, potrebbe già essere in panchina nella sfida col Bologna. E niente, speriamo bene che questa operazione vada per il verso giusto, che il calciatore riesca ad esprimersi e che faccia vedere quello che è il suo reale talento, perché a me piace veramente tanto. E niente, poi mi raccomando, per vedere la spiegazione un poco più articolata magari del calciatore dal punto di vista tecnico, del come schierarlo dal punto di vista tattico, andate a vedere il video che ho fatto in cui vi presentavo chi è effettivamente Jorge Alastuey. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere... Ah, una cosa che ovviamente bisogna dire: giovanile del Barcellona, questo vuol dire garanzia assoluta. Detto ciò, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù. Troverete anche G7 Shorts, il mio canale pubblico Teleclip, 20 comici, 20 divertenti al canale, TikTok preferiti. Noi, oggi fatico a parlare, noi ci vediamo la prossima volta, sempre comunque, tutta la vita. Forza Napoli!